Torino 2006. Si chiudono ufficialmente le 20esime Olimpiadi invernali con successo trionfale. Bravi! Bene! Complimenti! Ottimo lavoro! Neve? Lo sai che il Comitato Olimpico Internazionale ha diffuso un comunicato dove dichiara di voler realizzare i prossimi giochi più contemporanei e sempre più legati al territorio? Basta, Glitz, con queste Olimpiadi. Sono 12 anni che parli sempre della stessa cosa. Dormiamo. Glitz, Glitz, c'est moi, il Baron de Coubertin. Hai letto gli intenti del Comitato Olimpico Internazionale? Io sono qui per affidarti una missione, un'opportunità che non puoi perdere. Ad Olimpia, i Greci inventarono le antiche Olimpiadi benedette dagli dei. Poi sono arrivato io nel 1896 ad Atene, padre delle Olimpiadi moderne. Gli americani nel 1984 a Los Angeles hanno dato vita a quelle mediatiche, trasformando i giochi in uno degli eventi commerciali più importanti al mondo. Benedetti gli americani! È giunto il momento di pensare alla versione 4.0. Le Olimpiadi della Legacy. 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 Neve! Questa notte ho avuto una visione. Fammi indovinare. Le Olimpiadi? Sì! Devo subito chiamare Mimmo, il presidente dell'Agenzia Olimpica. Aster, ci risiamo. Sai che Glitz vuole organizzare le nuove Olimpiadi? E sta chiamando Mimmo Arcidiacono. Oh, troppo bello per essere vero. Chiamo subito Tiziana. Eh sì, ho capito. Bello. Verrebbero molto bene. Si può fare. Noi ci siamo! E noi ci proveremo!